Hi everybody, today we'll talk about the launch of the Raimondo Montecuccoli, the third PPA for the Italian Navy. The 13th of March was launched the third PPA at the Fincantieri's shipyard of Riva Tregoso. It is called Raimondo Montecuccoli and is the first ship of the Light Plus version. This version is equipped with the SAAM ESD PPA that is focused on the four faces AESA Chronos Quad Radar by Leonardo, Aster 15 and 30 by MBDA, and Silver 850 VLS. At the launch ceremony took part the Undersecretary of State of Defense Stefania Pucciarelli, Logistical Commander of the Navy Eduardo Serra and Director of Naval Division of Fincantieri Giuseppe Giordo. The ship is named after the World War II light cruiser Montecuccoli that entered service with the Italian Navy in 1935 and was retired in 1964. The third PPA should be delivered in 2023, follows the Found the Revelle and the Francesco Morosini, that are both light version. Ciao a tutti, oggi parleremo del lancio del Raimondo Montecuccoli, la terza PPA per la Marina Militare Italiana. Il 13 di marzo è stato varato il terzo PPA al cantiere Fincantieri di Riva Tregoso. È chiamato Raimondo Montecuccoli ed è il primo PPA in versione Light Plus. Questa versione è equipaggiata con il SAAM ESD PPA che è incentrato sul radar a quattro facce AESA Chronos Quad di Leonardo, missili Aster 15 e 30 di MBDA e Silver A50 VLS. Al lancio hanno preso parte la sottosegretaria di Stato alla Difesa Stefania Pucciarelli, il comandante logistico della Marina Eduardo Serra e il direttore della divisione navale di Fincantieri Giuseppe Giordo. La nave utilizzerà lo stesso nome dell'incrociatore leggero della Seconda Guerra Mondiale che è entrato in servizio con la Regia Marina nel 1936 e venne ritirato nel 1965. La terza PPA dovrebbe essere consegnata nel 2023, seguendo la Found the Revelle e la Francesco Morosini, che sono entrambe due versioni light.